Quali miglioramenti ci sono stati all'interno di questa settimana di lavoro e del ritiro? E poi se magari ci può dire quanti cambi sono previsti rispetto all'ultima partita, giusto? Termini numerici, ecco, grazie. Per quanto riguarda la squadra, sicuramente, come avevo detto in sede di presentazione, ho trovato una squadra, come era normale, moralmente, col morale un po' basso, e questo sicuramente il lavoro più grosso è stato sotto l'aspetto psicologico, più che tecnico, tattico, fisico. Sicuramente ho cercato di portare quei due, tre principi che vorrei già da Crotone vedere. Il tempo è normale sia poco e quindi mi sembrava giusto non andare a stravolgere più di tanto quelle che erano le conoscenze di questi ragazzi, la metodologia anche del lavoro che magari in futuro cercheremo di fare, di portare quella che è il mio modo di pensare calcio ma soprattutto il fatto di cercare di far uscire fuori quelle che sono le qualità di questi giocatori, che tutti li riconosciamo, ma in questo periodo purtroppo per varie situazioni che ho cominciato a conoscere non sono riuscito a fare. Sulla base di quello che ha visto in questi giorni, c'è una preclusione di fondo all'utilizzo contemporaneo di Pavoletti e Simeone. Poi un'altra domanda velocissima, siccome le statistiche ci dicono che Nainggolan non regge fino, il giocatore più importante del Cagliari non regge fino alla fine, nei momenti cruciali delle gare, qui a volte il Cagliari ha perso punti, capire se nel suo disegno tattico di utilizzo di Nainggolan ci sarà anche un modo per consentirgli di avere carburante fino alla fine della partita. Grazie. Per quanto riguarda i due attaccanti non c'è assolutamente preclusione, possono giocare tutti e due insieme. Sicuramente bisognerà valutare giorno per giorno l'adattabilità anche da parte loro a questo tipo diciamo, di gioco, però ecco, sotto questo aspetto io sono abbastanza aperto, non, anzi negli anni ho sempre giocato sia con le due punte o col trequartista e due punte o due punte e due esterni, insomma ho alternato nei 15 anni che faccio l'allenatore, quindi non ho preclusione per un modulo o per un altro, ma soprattutto cerco di creare le opportunità per, come dicevo prima, di sfruttare le caratteristiche di ognuno dall'inizio o a partita in corso. Per quanto riguarda gli attaccanti, per quanto riguarda Raja, credo insomma che il suo arrivo sia un fatto importante per la squadra, per le sue qualità. Magari fino ad oggi non è riuscito a esprimerle per gli interi 90 minuti, però sta acquistando quella condizione che sicuramente ci vuole per fare 95 minuti. Mi auguro che insomma da Crotone in poi possa avere il minutaggio per dare quello che tutti noi ci aspettiamo, in primis lui. Su Pavoletti innanzitutto, cioè che lavoro c'era da fare a livello psicologico, perché parliamo insomma di giocatori che forse fino all'anno prima, non questo, era stato il giocatore più importante del Cagliari per capacità realizzative, so che ci hai parlato a lungo, appunto, e invece allo stesso tempo nell'attacco l'utilizzo di Joao, se continui a vederlo da punta o da trequartista. Ma allora, per quanto riguarda Pavoletti, non lo scopriamo certo oggi, è un giocatore importantissimo per quello che è stato il Cagliari fino ad oggi. Purtroppo ha avuto un infortunio e una ricaduta, quindi ha dovuto lavorare tanto per tornare a pari degli altri. Mi sembra ora in una buona condizione e mi auguro di poter sfruttare quelle sono le sue qualità, perché sicuramente è un elemento molto importante per quello che riguarda il presente e il futuro del Cagliari, quindi cercherò di utilizzarlo per quello che sarà anche la sua disponibilità fisica in minutaggio, che può essere sia dall'inizio o a partita in corso. Un aspetto importante credo che siano i 5 cambi. Cerco di considerare tutti titolari. È chiaro che c'è chi giocherà 13-15 partite, c'è chi ne giocherà 3, c'è chi ne giocherà 5, però per me partono tutti alla pari e cercherò di sfruttare al massimo quella che è la
quella è la rosa che oggi ha a disposizione. Se Joao io lo vedo attaccante, poi a seconda dei momenti so che lui ha fatto molto bene anche in altri ruoli, però insomma io lo vedo un attaccante centrale, voglio che stia vicino alla porta, voglio che giochi per fare quello che secondo me gli riesce meglio, cioè il gol, e quindi bisognerà essere noi con una conduzione di gara equilibrata, ma soprattutto cercare di aiutarlo a far sì che non solo lui ma tutto il reparto avanzato abbia più opportunità per poi andare in gol. Mister, tornando su Nainggolan, vorrei avere la conferma che giocherà in una posizione più arretrata rispetto alle ultime partite. Poi una domanda sul Crotone, che tipo di squadra è? Ha cambiato anche veste negli ultimi tempi, ha giocato a 4 ad esempio l'ultima partita contro la Juve. Raja giocherà sicuramente in una posizione più arretrata e valuteremo poi da qui a domani quale di preciso, senza voler nulla togliere agli avversari, ma mi piace non dare vantaggi. Ma ne mette da quello, ripeto, Raja è un giocatore che deve determinare, deve essere messo in condizioni di esprimere quelle sono le sue qualità, come del resto tutta la rosa. Mi ha dato grande disponibilità, ma non solo lui, tutto il gruppo, perché hanno capito la situazione, la difficoltà in cui ci troviamo. Sappiamo che bisogna cambiare passo, bisogna fare qualcosa di diverso, e se fino ad oggi avevano fatto 100 ma non era sufficiente per portare a casa quei risultati che tutti noi volevamo, e bisognerà dare tutti di più a partire dal sottoscritto. Il Crotone è una squadra che gioca da un paio d'anni con lo stesso allenatore, lo stesso diciamo modo di esprimere calcio, con la stessa idea, è una buona squadra, una squadra che ha un filo logico in quella che è il suo tipo di gioco, ha dei giocatori di qualità. Sicuramente diventa la classifica, sarà una partita come il resto sono tutte in Serie A molto difficile nel loro campo, però credo insomma che questa magari così organizzazione loro dovrà essere ribattuta con la nostra determinazione, con la nostra voglia di fare il risultato, con la nostra voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché ora le parole diciamo sono al termine, ora tocca fare fatti, e quindi proveremo da domani a fare questa cosa. Ecco. Per quanto riguarda Asamoah e Duncan, qual è la loro situazione, il loro stato di forma, e se domani hanno possibilità di partire dall'inizio? Per quanto riguarda invece Calabresi, come l'ha trovato, in che ruolo lo vede, considerato anche che dal suo arrivo non è stato mai impiegato, se ci sono problemi di qualche tipo. Grazie. Ma allora, sono tutti e tre giocatori che hanno giocato poco, sia Calabresi soprattutto e Asamoah, mentre Duncan qualche presenza alla Fiorentina l'ha fatta. Ho cercato in questi giorni di parlare con tutti per capire un po' quelle che erano le loro problematiche, soprattutto fisiche e mentali, per cercare di renderli il compito più facile possibile, per dare quell'apporto che, come dicevo prima, tutti si aspettano. Credo che sotto questo aspetto Duncan sia quello più vicino a una condizione diciamo al 60-70-80%, sicuramente gli serve giocare, vedremo insomma se farà parte della partita dall'inizio o durante la gara, però è un giocatore sicuramente che ci può dare una grossa mano. Per quanto riguarda gli altri due, sono giocatori che stiamo cercando di portare a regime. Asamoah è un giocatore che conosciamo tutti, grande esperienza, può svolgere più ruoli sia a livello tattico, ma soprattutto per poco ho conosciuto, è un giocatore di grande esperienza, positivo, ed è quello che magari in questo momento ci serve anche per aiutare gli altri a crescere, a fare meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E quindi penso per lui ci sia varie possibilità insomma durante la gara, magari non dall'inizio. Lo stesso vale per Calabresi, che è appena arrivato, e sicuramente lo vedo nel ruolo di difensore centrale, che può essere nei tre difensori dietro, però ecco, ha caratteristiche di potersi magari adattare anche in certe situazioni a fare il quinto, perché a corsa
però ecco, fisicamente rispetto agli altri è un po' più indietro. Torno su un concetto che avevamo già affrontato anche nella giornata della sua presentazione da allenatore del Cagliari, ovvero quello dei quinti, no? Di centrocampo che alla spalla comunque hanno fatto la differenza anche nel gioco della sua squadra, e quindi le chiedo se ha un po' sciolto quel dubbio che ci aveva raccontato l'altro giorno, quindi se potremmo aspettarci sulla destra Nandez o magari Zappa dal primo minuto nel 3-5-2, e poi invece le chiedo quanto è stato anche difficile, oltre alla classifica, preparare una settimana con la spalla di Damocle magari dei casi di positività emersi nel Torino, ultimo avversario del Cagliari. Ieri avete fatto i tamponi, le chiedo anche se ci sono novità, se sapete già se ci sono novità. Sì. No, per quanto riguarda l'ultima domanda, siamo tutti a posto, per fortuna è andata bene, e sicuramente abbiamo avuto timore che ci fosse stato un possibile caso o qualche possibile caso, invece così non è stato, quindi i ragazzi saranno a disposizione, stanno tutti bene. Per quanto riguarda gli esterni, sicuramente in passato ho giocato con due esterni che avevano delle caratteristiche particolari. Secondo me ci possono essere anche qui gli esterni, ci possono permettere di sviluppare questo tipo di modulo, e quindi senza far nomi credo che di avere le caratteristiche giuste per poter anche già da domani schierare questi ragazzi nei propri ruoli, ecco. Io invece faccio una domanda semplice dal punto di vista proprio umana, lasciando perdere un po' la partita di domani contro il Crotone. Le chiedo, lei torna in panchina dopo un anno praticamente, l'ultima sua panchina non c'era ancora il Covid, quindi insomma come si avvicina a questa sfida, che emozioni prova e soprattutto cosa ha trovato di diverso rispetto chiaramente al calcio a cui era abituato a praticare, grazie. Ma è una novità anche per me, come ha detto lei, io non ho vissuto questo periodo, già questa settimana ho dovuto fare 4 tamponi per me, che non avevo mai fatto nemmeno uno, insomma è una cosa particolare. Sicuramente giocare senza pubblico, specialmente per una squadra come Cagliari, alla lunga è una cosa deficitaria, perché conosco l'apporto che ci potrebbero dare i nostri tifosi, specialmente quando giochiamo in casa, però ecco, questo purtroppo è per tutte le squadre così. Mi auguro che più presto possibile si possa tornare a una certa normalità, però ecco, direi che sono vivo anch'io la novità, sicuramente da parte mia dopo un anno di assenza alle panchine c'è quella voglia di poter raggiungere l'obiettivo insieme a questa società, insieme a questi ragazzi, c'è la voglia di dimostrare quelle che sono anche le nostre competenze, mie e del mio staff, per cercare di mettere questi ragazzi in condizione di esprimersi al meglio, e soprattutto, mi dicevano prima, è la mia 100ª partita in Serie A, mi auguro insomma che sia solo l'inizio. Non è un mattiaggio per il suo campo, e poi il Cagliari è stato una delle squadre che ha fatto meno cross in questo campionato, e insomma tra le cose che immagino che voglia andare in questa squadra è quello di stare in zero e giocare cose che sono state invece una caratteristica della squadra. Io credo insomma che in questo momento, come ho detto prima, ci sia ho cercato di parlare con tutto il gruppo, sia reparti che singolarmente, per cercare un po' di capire quelle potevano essere problematiche da parte dei ragazzi. E in questo momento ho cercato di far capire quello che era l'importanza del momento che stiamo vivendo, dove magari in precedenza si aspettava sempre la scintilla che potesse cambiare il corso della situazione. Ho detto loro che la scintilla bisogna parte da noi, che non bisogna aspettarsi situazioni facilitate da parte di nessuno, anzi quando le cose non vanno bene bisogna così tirare fuori quel qualcosa in più per poter cambiare il senso della stagione. Sappiamo che sono 15 partite dove sono tutte importantissime, però ecco, solo attraverso la prestazione di ognuno di loro, e non parlo solo degli 11 ma parlo anche poi dei 5 cambi eventuali che ci potrà essere,
di essere pronti a fare questo tipo di prestazione che solo attraverso questa prestazione poi si può riuscire a determinare il risultato. E quindi credo che questo sia l'aspetto più importante. Come dicevo, non c'è tanto da parlare, ma c'è da fare fatti, e quindi da domani alle 3 cercheremo con i ragazzi di dare quell'input che ci possa permettere già da domani di fare un risultato positivo a Crotone. Per quanto riguarda i cross, sicuramente credo che giocando con gli esterni in questa maniera sia un tipo di gioco che possa permettere di fare più cross, di andare più volte all'uno contro uno. Non solo per quello che riguarda la caratteristica della squadra, ma soprattutto le caratteristiche dei singoli. Noi abbiamo dei giocatori molto bravi sul colpo di testa, e quindi bisogna metterli in condizione, come dicevo prima, Joao Pedro in una certa maniera, magari Pavoletti, Simeone e Cerri in altra. Però ecco, più palle riusciamo a mettere dentro l'area, sicuramente e più facilitiamo magari la possibilità di fare gol. Quindi è una ricerca che cercheremo di fare. Abbiamo provato a lavorare anche per il poco tempo che avevamo sulle palle anche inattive, perché insomma abbiamo tutti i giocatori, anche gli stessi difensori in passato hanno fatto dei gol importanti, e quindi cercando insomma di in questi pochi allenamenti di dare valore a quelle che secondo me erano le qualità di questi ragazzi, e provare insieme a loro ad esaltarle e attraverso questo a fare prestazioni positive. Lei ha appena parlato di tempo e in effetti non ce n'è tantissimo, anche non solo in termini di partite che mancano alla fine del campionato, ma anche per mettere insomma, in ordine le cose. Si gioca domani al Crotone, poi mercoledì il Bologna e domenica alla Sampdoria. Questa corsa tutta di un fiato può essere anche in qualche modo un vantaggio, cioè la voglia di non pensare, ma quindi dedicarsi solo al campo e al lavoro, o in qualche modo mette un po' i bastoni fra le ruote. E poi faccio un passo indietro su Nainggolan, lei ha detto giocherà un pochino più indietro, vedremo come. Credo che uno dei pochi dubbi che lei abbia sia quella se schierare un centrocampo a 4 o a 5. Immagino sia questo il nocciolo della questione. Grazie. No, per quanto riguarda l'ultima domanda, ho già deciso, poi vedremo la posizione di Raja, quella che sarà. Per quanto riguarda il tempo, direi da allenatore normale uno avrebbe bisogno la settimana, in questo momento forse di 20 giorni, per provare tutte le cose. Così non è, però ecco, anche con lo staff, il primo giorno siamo arrivati, eravamo convinti e siamo convinti di quello che possiamo così trasferire a questi ragazzi poche cose, ma che possano cominciare a determinare mi auguro, un cambiamento per quello che sarà poi l'interpretazione della gara. E quindi, nonostante le partite ravvicinate, cercheremo di trasferire a quei calciatori le cose che secondo noi abbiamo visto da poter intervenire e provare a migliorarle, ecco. Anche per il Crotone sarà la prima di 15 finali. Non crede che il Cagliari in questo particolare momento si presenti svantaggiato alla luce del recente avvicendamento in panchina? E poi come sta vivendo lei personalmente la pressione di questo debutto? Grazie. Ma io la sto vivendo molto bene, perché era quello che volevo, insomma, stando a casa facevo fatica, dico la verità. E so della responsabilità che ho, ma è normale, quando alleni una squadra importante come il Cagliari, che non rappresenta solo insomma, una tifoseria importante come quella del Cagliari, ma di tutta la regione. Quindi abbiamo una responsabilità importante, e questo ho cercato anche di far capire ai calciatori, magari a quelli che sono arrivati in un secondo momento. Questa è una società storica, una società importante, quindi giochiamo sì per noi stessi, per cercare di migliorare quelle che sono le nostre carriere, ma bisogna avere rispetto di questa maglia, di questa società, e quindi bisogna scendere in campo con quella responsabilità. E poi per quanto riguarda il Crotone, è normale che loro hanno un allenatore e un gruppo di giocatori che conoscono e lavorano da tempo insieme, però insomma io ho detto a fine allenamento oggi ai ragazzi che questo aspetto
Bisogna provare a pareggiarlo, se non a superarlo, con la determinazione, con la mentalità, con la voglia di fare risultato che noi sicuramente in queste 15 partite bisogna dimostrare di avere.